Sentirmi, vi prego di avvicinarvi. Non abbiamo preparato niente, perché per Ciccuccio non serviva preparare un discorso. Stiamo semplicemente rispettando quelle che erano le sue volontà. Voleva essere ricordato come aveva detto lui stesso 9 anni fa in questa piazza, perché questa è la piazza della libertà, la piazza dove lui, insieme a tanti altri compagni, ha portato avanti delle lotte immense, infinite, affinché Giulianova, antifascista e democratica, potesse avere una storia diversa. Quella storia i giuliesi l'hanno avuta e l'hanno conosciuta, anche grazie al compagno Ciccuccio, un compagno che è stato ricordato il 1° di maggio, ed è stato la prima volta quest'anno, il 1° di maggio, in cui questa piazza ha visto la sua assenza. Altrimenti Ciccuccio, fino all'età di 101 anni, ha sfilato insieme a noi per ricordare ciò che è il lavoro, ciò che è l'impegno sindacale,
e la passione politica che lo ha contraddistinto. Io non entrerò nel merito del personaggio sindacale perché lo farà il segretario Giovanni Timoteo e in quello politico lo farà Marco Fars. Voglio ricordare il Ciccuccio amico, il compagno che mi ha insegnato l'umiltà, la fratellanza, che mi ha insegnato a stare al fianco dei più deboli, di combattere affinché le prevaricazioni, gli abusi, i soprusi vengano sconfitti. Ciccuccio aveva 6 anni quando fu strappato alla sua famiglia dal padrone che, come diceva lui, non era il padrone della terra, era il padrone della vita degli uomini che lavoravano quella terra, e fu portato nella casa di quel padrone fino a 18 anni, fino a quando non andò militare. Gli fu impedito di studiare, gli fu impedito di imparare a scrivere. Il suo sillabario, costato sacrifici, venne strappato e buttato al fuoco. Questo è l'abuso che ha sopportato quest'uomo da bambino. Una vita segnata da questo episodio, non si dimenticava mai, non si stancava mai di ricordarlo. E io lo ricordo in questo, caro Ciccuccio. Hai lottato, hai dovuto combattere contro tanti padroni nella tua vita, ma non hai mai abbassato la testa. Sei rimasto coerente con i tuoi valori, con i tuoi principi, con il tuo essere compagno, con l'essere disponibile nei confronti di tutti. Non smetteremo mai noi compagni di Giulianova di ringraziarti per quello che ci hai insegnato, per quello che ci hai dato, per la passione che ci hai messo, per la sincerità, per la spontaneità, per l'abnegazione, per tutto ciò che ci hai detto, ma soprattutto perché ci hai sempre spronato e ci hai detto: non abbassate la testa, i comunisti non perderanno mai, ci potranno sconfiggere momentaneamente, ma noi rinasceremo e i valori dell'uguaglianza, della fratellanza, della socializzazione di tutti vinceranno sempre. Io ti saluto, compagno Ciccuccio, a pugno chiuso, e grazie, grazie, grazie per quello che sei stato. La parola al compagno Giovanni Timoteo. È difficile, non abbiamo il microfono, mi scusate, perché io stasera non ho neanche la voce. Ma anche perché il compagno Ciccuccio meriterebbe comunque un ricordo appassionato, come appassionato è stato anche poco fa il ricordo di Elisa. Elisa ha avuto anche, mi permette, Elisa, il privilegio di viverlo da vicino. Io non l'ho vissuto da vicino il compagno Ciccuccio, però l'ho percepito nelle tante riunioni sindacali, soprattutto dentro i congressi. E da lui arrivava un fascino particolare, un fascino che in ogni caso era anche attrattivo, coinvolgente. Era il fascino di chi aveva vissuto tantissimo e in qualche modo quella sua vita aveva radici lontane in un tempo che per noi è probabilmente sconosciuto e difficile anche da percepire. Lo ricordava Elisa poco fa, quel tempo forse è quella società che magari ci ha spiegato bene Ignazio Silone, quando diceva che 100 anni fa, Silone si riferiva anche a un po' di meno, nel 29, il 30, quando nella società ci stavano prima di tutto, ci stava Dio, poi ci stava il padrone, ci stava il padrone di Torlonia, poi ci stavano i soldati, poi i cani dei soldati, poi diceva Silone il nulla, poi ancora il nulla, ancora il nulla, e poi ci stavano i cafoni, la classe lavoratrice, che erano veramente alla fine della società, non avevano diritti, avevano solo soprusi e avevano in qualche modo solo sfruttamento. Bene, da lì arriva il compagno e noi dobbiamo ricordare quel tempo, perché il compagno, come ha detto Elisa, ha poi lottato nel sindacato, attraverso le lotte sindacali, attraverso soprattutto la passione, gli ideali, la voglia in qualche modo di riscattarsi e di dire che la società è una società che deve essere di uguali, deve essere una società che dà diritti, libertà, dignità. Ecco,
quell'esperienza aveva questo grande fascino, che ogni volta il compagno riusciva a trasmetterci, e quel grande fascino che il compagno ci riusciva a trasmettere, io penso che oggi, qui al termine della vita, ce lo lascia nella memoria. Ce lo lascia nella memoria e anche un po' oltre la memoria. E lui, mi ricordo, insomma, noi abbiamo fatto in questi ultimi anni, come CGL, abbiamo fatto delle battaglie importanti, perché poi è vero che il compagno Ciccuccio, che è stato protagonista di tutte quelle lotte collettive, ha portato a un riscatto di questa, a una diversa distribuzione del reddito e della ricchezza in questa società, a diversi diritti, ma probabilmente negli ultimi anni, tutto quanto questo si è appannato, la società è diventata più disuguale, più frammentata, il lavoro è diventato sempre più precario. Ebbene, la CGL, che si è in qualche ultimi anni in modo particolare, si è impegnata affinché si riducesse la precarietà. La CGL ha messo in campo delle battaglie col piano del lavoro, l'ha messa in campo con la Carta dei diritti. Ebbene, la Carta dei diritti, uno dei primi firmatari della Carta dei diritti in provincia di Terni è stato il compagno Ciccuccio. Quella Carta dei diritti del lavoro oggi è depositata in Parlamento, e in Parlamento è incardinata perché deve comunque trovare una discussione che rimetta al centro i diritti che si stanno perdendo, l'uguaglianza che è sempre più invasiva in questo Paese, e per questo io penso che il compagno di Ciccuccio continuerà a vivere dentro quella battaglia parlamentare, dentro anche però, come il ricordo nostro, nell'insegnamento e i sentimenti che ci ha trasmesso con la sua esistenza, e noi dobbiamo provare comunque a rivalutare, a dare comunque, diciamo, a dare forza a quel pensiero, affinché in ogni caso questa società non vada avanti nel modo che ha preso in questi ultimi anni in modo particolare. E la giustizia, la libertà, la dignità del lavoro ritorni al centro della discussione politica, ma anche della discussione sociale. Io mi auguro che in ogni caso, in questa maniera, in questo modo, noi il compagno Ciccuccio lo potremo far vivere ancora nella nostra esperienza e nell'esperienza soprattutto dei giovani. Intanto grazie di essere qui a ricordare e a salutare Ciccuccio. Spero non per l'ultima volta, perché per le cose che avete sentito e che sono state dette, avendo rappresentato la vita di Ciccuccio, un pezzo di storia del nostro territorio, del nostro paese, io penso che noi dovremmo avere un momento fisso, anno per anno, di ricordo della memoria di Ciccuccio e dei tanti che hanno costruito quelle lotte di cui parlava prima anche la CGL. E dico questo perché a me il compito, dopo aver ricordato il Ciccuccio uomo e il Ciccuccio attivista sindacale, quello di ricordare il compagno, il comunista. E vorrei cominciare questo ricordo con un episodio. A me è capitato, nel mio ruolo, diciamo, di dirigente politico, di essere spesso qui a Giulianova e di vivere, diciamo, con i compagni e le compagne del circolo di Giulianova, e quindi di aver fatto tanti incontri, tante riunioni. Mi piace però ricordarne una che per me è esemplificativa. Stavamo facendo la presentazione di un libro sull'economia mondiale di Paolo Ferrero, penultimo segretario nazionale di Rifondazione Comunista. Durante quell'assemblea Ciccuccio colse una contraddizione tra quello che avevo dichiarato io come segretario regionale e quello che aveva dichiarato Paolo come segretario nazionale, perché da un lato si era parlato di finanziarizzazione del capitale e quindi, attraverso la tecnologia, di riduzione delle ore lavoro e dello spazio del lavoro dentro il mondo globalizzato, dall'altro lato però il segretario nazionale parlava di aumento dello sfruttamento, di aumento del plusvalore relativo e assoluto, non solo quello che si spreme da un'ora lavorata, ma anche le ore di lavoro che aumentano. E colse una contraddizione che ci costrinse nelle conclusioni a parlare di che cos'era la globalizzazione, per farla intendere, perché non eravamo stati capaci a fare il nostro mestiere, a far capire come nel mondo globalizzato tu hai delle aree dove aumenta lo sfruttamento assoluto, aumenta quello che viene succhiato dal sudore e dal sangue dei lavoratori, anche in termini di aumento della giornata lavorativa, e delle altre aree di mondo
dove lo sfruttamento è fatto invece liberandosi di lavoro, precarizzando la vita e giocando soltanto con i numeretti davanti a un computer, muovendo azioni, quello che chiamiamo finanza capitalismo o capitalismo finanziario. Questa globalizzazione grande e terribile stava nella testa di Ciccuccio, che sapeva cogliere queste contraddizioni nel ragionamento che i suoi segretari facevano nella discussione di un libro. Lo dico perché Lisa ha raccontato la provenienza di Ciccuccio, le lotte bracciantili, l'umiltà e la sofferenza vissuta in prima persona come lavoratore della terra. E quindi non uno che ha avuto un percorso intellettuale da convegnistica di congressi in punta di filosofia e di marxismo. Ma perché Ciccuccio sapeva fare questo? Perché i suoi maestri, per lui Gramsci come Di Vittorio, erano il sangue e la carne del suo vissuto, e quindi lo sentiva, lo viveva e aveva avuto modo di viverlo in un sindacato, ma soprattutto in un grande partito comunista che aveva la capacità di guardare la complessità. Perché il pensiero del comunismo è un pensiero del futuro, non del passato, e l'insegnamento che Ciccuccio ci lascia, lo ricorderò con una battuta quando festeggiamo i 100 anni e il suo compleanno, invece la battuta di dire: sì, ma quando partiamo per la rivoluzione? Io sono pronto. Cioè lui a 100 anni era pronto per il nuovo secolo, siamo noi che ci dobbiamo attrezzare a essere all'altezza, avere il pensiero del futuro, il pensiero del futuro è questo, è il comunismo che ci permette di interpretare la complessità. Siamo in un'epoca invece dove tutto è semplificato. Tutto in televisione è più semplice, tutto il dibattito politico è su Facebook, tutta la dialettica politica è un teatrino stucchevole di mosse su Facebook. Quello che ci serve invece è il pensiero della complessità, quello che ci serve è ridare vita a quelle lotte prima che ci strappino tutte le conquiste di cui si parlava prima, perché noi siamo in un'epoca dove stiamo tornando indietro. Se vogliamo veramente ricordare la vita di Ciccuccio da compagni e compagni, da comunisti, noi dobbiamo riprendere quelle lotte, perché oggi le dobbiamo ricominciare in parte come lui fece all'inizio della sua vita politica, come lui seppe sentire la necessità di ribellarsi per dare una dignità a se stesso, alla sua vita, alla sua famiglia e a questa comunità. Noi dobbiamo riappropriarci della nostra dignità e non subire passivamente un mondo che si contorce contro di noi e un futuro che viene progressivamente negato ai figli, ai nostri figli e ai figli dei nostri figli, con una precarizzazione generalizzata e con una distruzione delle vite che è l'antitesi della libertà. Siamo in una piazza che è piazza della libertà. La libertà è prima di tutto libertà dal bisogno, e per essere liberi dal bisogno bisogna mantenere salde nelle mani le redini della propria vita e del proprio futuro. Diceva Elisa, il padrone non era solo padrone della terra, era padrone della vita. Oggi il padrone è padrone del tempo. Noi non siamo più proprietari del nostro tempo. Per essere liberi e per essere proprietari del nostro tempo noi dobbiamo avere diritti, diritti sul lavoro di cui si parlava prima, diritti sociali, diritti che ci consentano di affermare una vita piena e degna di essere vissuta, diritti che ci permettano di pensare insieme, di vivere insieme, di far rinascere le nostre comunità. Sono anni che torniamo indietro. Noi dobbiamo pensare i prossimi anni da comuniste e da comunisti nella memoria di Ciccuccio come anni in cui facciamo la riscossa, ricominciamo ad andare avanti. L'onore che dobbiamo portare alla memoria di compagni come Ciccuccio deve essere l'orgoglio di mantenere la schiena dritta e di affrontare a testa alta il futuro, ricominciando a camminare insieme per le strade, lottando per riconquistare quello che ci stanno togliendo.
Grazie.